Se anche tu, mentre disegni i capelli, provi frustrazione, metti un commento qui sotto. Non ci sono dubbi, disegnare i capelli è difficile. Dobbiamo tenere conto di tanti aspetti, teorici e pratici. Con questo video tutorial vediamo se un po' di questa frustrazione riesce a passare. Il parrucchiere, per realizzare un buon taglio, affila le forbici. Noi dobbiamo affilare le matite. È molto importante. Andiamo con calma. La prima cosa da fare è delimitare la chioma. Devo già avere in mente il taglio di capelli e se questi siano lisci o ricci, grossi o fini. Ma andiamo per gradi. Individuo delle macro ciocche. Attenzione ai tratti rigidi. Quando disegno i capelli faccio finta di pettinarli, così i tratti sono più morbidi e le linee più ondulate, anche in caso di capelli lisci. Tratto la testa come se fosse un'arancia, la suddivido in spicchi. Questi spicchi mi faranno da linee guida per le andature dei capelli. Come sempre, noi disegnatori dobbiamo fare i conti con la realtà, la forza di gravità. Come incide sul capello? Prima il capello cresce verso l'alto e poi, quando il suo peso si scontra con la forza di gravità, si curva su se stesso per andare verso giù. In questa fase preparatoria decido le direzioni di queste macro ciocche. Come ho fatto per lui, non ho disegnato subito i capelli, ma cercato le macro ciocche e le loro direzioni. Dopo aver tracciato le macro ciocche e le loro direzioni, le suddivido in micro ciocche. Evitiamo i tratti rigidi o spezzettati. I tratti che rilascio dovranno essere morbidi e sinuosi. Parti dalla radice premendo la matita sul foglio e durante il percorso del tratto alleggerisci. Mi spiego meglio su un disegno più grande. Quando parto premo molto la mano e durante il tragitto di questo segno alleggerisco. Il saper creare dei tratti morbidi è molto importante per i capelli. È solo questione di allenamento. In questa fase, come ti dicevo, vado ad individuare le macro ciocche e poi le suddivido in micro ciocche. Adesso in questa fase potrei essere tentata di cominciare a disegnare i capelli, ma no. Prima devo conferire volume a questa coda e come faccio? Usando il chiaroscuro. Come vedrai, mentre applico il chiaroscuro, appaiono i capelli. Ma non sto disegnando i capelli, è importante capire questa cosa. La mia attenzione deve essere concentrata totalmente sui volumi. I miei tratti sono morbidi perché hanno come punto di riferimento le macro ciocche che ho rilasciato prima. Come vedi, i capelli stanno apparendo come conseguenza del chiaroscuro. Hai visto il mio video tutorial sul chiaroscuro? Quello dell'uovo. Guardalo, ci sono delle nozioni basilari. Scusa, la telecamera ogni tanto trema. Questo ti fa capire quanto sto premendo sul foglio. La matita ovviamente non perpendicolare al foglio, ma inclinata di una trentina di gradi, sempre rispetto al foglio. Allenati e allenati sui tratti. I tratti rigidi e dal monospessore sui capelli sono vietati. Utilizza la matita come se fosse un pennello. I capelli risultano più naturali quando i nostri tratti un po' si incrociano e non sono perfettamente paralleli. E allora via, mentre chiaro oscuriamo, tratteggiamo incrociando un pochino. Per dare volume, le due estremità, in alto e in basso, dovranno apparire più scure. Questi concetti, per dare volume, li ritrovi nel mio video tutorial sul chiaroscuro. Come vedi, ogni tanto velocizzo il video, perché per disegnare i capelli ci vogliono a disposizione tante ore. E questo video tutorial dovrebbe durare tantissimo.
Adesso che ho già una buona base di chiaroscuro, posso prendere la matita più dura, in questo caso una 2H, per andare a definire un po' di capelli. Non tutti, sarebbe impossibile, però comincio a definirne alcuni. Spingo sul foglio, ma anche in questo caso vario la pressione. Adesso disegno dei filamenti sottili che rappresenteranno i capelli un po' scomposti. Utilizzo lo sfumino per dare più morbidezza e lucentezza ai capelli e vado ad intensificare le ombreggiature. Piccola parentesi, l'utilizzo dello sfumino è facoltativo. Alcuni potrebbero dire: lo sfumino no, si deve fare tutto a matita. Per me è un bellissimo strumento e ne faccio uso. Ne faccio uso come un altro strumento che a momenti ti presenterò. Non è questo lo strumento, questa è una gomma pane e con il suo aiuto andrò a lumeggiare. Il mio obiettivo è avere dei capelli lucenti e voluminosi. Il sogno di tutti anche nella vita reale. È importante tenere la gomma pane appuntita e sempre pulita e piano piano vado a togliere, alleggerire la grafite. Dai, vediamo un altro strumento che ci potrebbe fare comodo. Disegno il volume dei capelli. Da-dan! Ed eccolo qua. Sai cos'è questo? Io no. Penso sia un ago per la lana, credo. L'ho trovato in un negozio cinese a 1 euro. Ha una punta abbastanza sottile ma arrotondata, quindi creo dei solchi nella carta. In questo momento sto utilizzando un cartoncino 220 grammi liscio. Hai già capito, nei tratti in cui presserò la grafite non entrerà. Lo stile di questo disegno finito si avvicinerà molto allo stile fumettoso, quasi grafico, due stili ai quali sono molto molto affezionata. In alternativa si potrebbe utilizzare un chiodo o una vite o uno spillo. L'importante è che non abbia una punta troppo acuta, perché altrimenti frastaglierebbe la carta. Ho scelto di fare un caschetto molto basic, così puoi notare come la mia attenzione è concentrata completamente sul chiaroscuro. I capelli appariranno da soli. Con le mie ombre e con le mie luci vado a determinare il volume. Poi mi prendo la libertà, in questo specifico caso, di incrociare il segno, cioè di usare la matita in orizzontale, solo in questo caso. Così ottengo una base super definita. Però poi devo fare attenzione a camuffare i tratti, perché gli incroci di segni nei capelli non si devono mai lasciare intravedere. So che qualcuno adesso in questo momento starà pensando: ok, facile tutto questo con un capello liscio, piastrato, lucidato, laccato e super pettinato come questo. I capelli nella realtà non sono così. Eh sì, i capelli sono infernali per tutti e per scaldare la mano inizio dal più facile. Adesso vediamo invece come si deve lavorare su un capello mosso o riccio, quindi come si tratta una ciocca che non è propriamente dritta. Concentriamo l'attenzione su una ciocca singola, leggermente riccia. Utilizzo il punteruolo, ma ti ricordo che non è strettamente necessario. Definita una macro ciocca, vado a suddividerla in micro ciocche. E chiaroscuro, i capelli alla fine. Nel caso del punteruolo, i capelli appariranno come per magia. Da dove proviene la luce? Poi di conseguenza andrai a definire i mezzi toni e le ombre. In questo momento è come se nelle mani non avessi una matita ma un pettine. E penso alla massa nel suo insieme, non ai singoli capelli. Vado a pettinare questa ciocca. Presto attenzione alla pressione che faccio su carta e all'intensità della matita, in questo caso una 4B molto molto morbida. Mi ricordo di incrociare leggermente i segni perché i capelli non saranno mai paralleli tra loro e quindi l'effetto sarà più naturale. Con l'ausilio dello sfumino ammorbidisco i tratti ed espando la grafite. Per eventuali lumeggiature utilizzerò gomma pane.
Adesso vedremo molto velocemente all'opera tutti questi consigli che abbiamo visto. In più, uno strumento che si aggiungerà, che sarà la penna gel di colore bianco. Come per ogni disegno, parto dallo sfondo. Il punteruolo in questo caso mi aiuterà a definire quei capelli spezzati che solitamente si vedono in controluce. Rinforzo l'effetto con uno sfumino e poi con una matita più dura, più definita. Qui sto suddividendo la chioma in tante macro ciocche e poi mini ciocche. Non mi soffermo sui singoli capelli, ma vado a cercare le masse, i volumi, i chiaroscuri. Ammorbidisco con lo sfumino. Alla fine posso utilizzare la penna gel color bianco per andare a creare i capelli svolazzanti. Poi mi preoccuperò anche delle ombre dei capelli svolazzanti. Da questo momento in poi entra in gioco la nostra ambizione e la nostra determinazione. Voglio chiudere ricordando i passaggi fondamentali. Chioma, macro ciocche, micro ciocche, chiaroscuro, sfumino e poi dettagliamo. Spero con questo video di averti dato qualche suggerimento, consiglio o dritta per la tua crescita nel disegno. Se fosse così, lasciamelo scritto nei commenti oppure metti un mi piace. Adesso lo sporco lavoro di disegnare i capelli tocca a te. Ciao!